una festa nella quale tirare le somme di quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto per non dimenticarci da dove veniamo. È una rivincita, e la rivincita di tutti coloro i quali per l'appunto hanno scelto di credere nell'Italia e nelle possibilità che noi avevamo davanti. Vede che però allora c'è un po' di cultura del vittimismo, che forse bisogna un po' anche archiviare. Non c'è nessun vittimismo, adesso che siamo al governo noi, però, a differenza di quanto piacerebbe raccontare agli altri, non è che prendiamo e sostituiamo l'egemonia della sinistra con l'egemonia di destra, no, noi liberiamo la cultura. È una festa nella quale tirare le somme di quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto per non dimenticarci da dove veniamo. Quando noi abbiamo dato vita a Fratelli d'Italia, tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto. E chiaramente nessuno neanche prendeva in considerazione che un giorno avesse guidato il governo della nazione. E è però la sfida che davvero decide se eri all'altezza del compito, se riesci a fare quello che avevi promesso, se riesci a non perderti, se riesci a non cambiare, se riesci a non montarti la testa, insomma, no? A essere esattamente quelle idee che i cittadini volevano al governo della nazione. E è, penso, anche una sfida per Fratelli d'Italia, che oggi può davvero diventare il grande partito conservatore italiano. Avete fatto questo tabellone con tutte le varie tappe, no? Qual è la più importante secondo lei? 16 dicembre 2012, poco prima della fondazione del partito, in cui abbiamo deciso di scommettere sul cuore, perché pure se nessuno ci dava una lira, come si direbbe, noi abbiamo creduto che per noi ci sarebbe stata una possibilità importante. È una storia di persone semplici che vengono da situazioni più o meno facili e che hanno semplicemente scommesso sulla loro capacità di costruire qualcosa. È una rivincita, e la rivincita di tutti coloro i quali per l'appunto hanno scelto di credere nell'Italia e nelle possibilità che noi avevamo davanti. Che ne fa la maggioranza naturale del paese, per i quali abbiamo avuto il consenso degli elettori. Infatti abbiamo dovuto destinare, dobbiamo coniugare, come ci impongono la nostra coscienza cristiana, la nostra visione dello Stato di diritto, legalità e rispetto per le persone. Sono sempre stata della destra perché nasco in Alleanza Nazionale e poi non c'era una casa per chi era di destra, e sarò grata tutta la vita al Presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni, perché ha saputo rimetterci tutti insieme con un grande percorso che non potevamo immaginare, e lo dobbiamo a una donna. E tutti i giorni penso che la parte sinistra della politica avrà degli incubi notturni. Però anche al governo continua ad averci un po' questo atteggiamento di quando stavate all'opposizione, un po' di vittimismo, no? Nei confronti di un'egemonia della sinistra che vi raccontate ancora, ma che forse non esiste più, e sarebbe anche un po' il caso di mollare. Non abbiamo detto mai che la sinistra era egemone. C'era una presunzione della sinistra di avere l'egemonia della cultura, la capacità di poter spiegare ai cittadini che cos'era la democrazia, e poi hanno scoperto che la democrazia si raccoglie nelle urne e che Fratelli d'Italia prende più voti degli altri perché è più apprezzata dagli fratelli. Sapete che vi voglio tanto si bene. Si è sentito l'appello, no, che ha fatto proprio da qua suo fratello l'altro giorno alla pacificazione nazionale, se lo condivideva. Poi ha detto ogni tanto scappa ancora qualche tic, qualche cucina. Fratello, nel suo caso. Dovete forse cambiare anche un po' la narrazione rispetto a quella che è stata fino ad oggi, che giustamente, stando all'opposizione, dicevate la cultura egemone della... Che dicessimo le cose di sinistra, questo mi piacerebbe, rimaniamo gli stessi, coerenti, appunto, chiari, però, che diciamo, non facciamo il gioco della cultura egemone. La destra che piace alla sinistra e a fanpage non la faremo mai, il gioco della cultura. Fino ad oggi voi avete raccontato una storia, che è una storia legittima, sì, che è, c'è una cultura egemone di sinistra nelle istituzioni, nel mondo culturale, eccetera, che non permette alla destra di esprimersi, ok? Questa è una storia che anche in questi giorni abbiamo sentito, ieri nel panel con San Giuliano. Che, quello che forse piacerebbe adesso che siete al governo, questa storia la possiamo smettere di raccontare, che non regge più. Piacerebbe sentirla a voi.
A noi non abbiamo mai avuto paura di nessuno, abbiamo sempre difeso le nostre idee anche quando gli altri le criticavano per principio preso, anche oggi le criticano per principio preso, ma noi le difendiamo, non abbiamo bisogno di legittimazione di qualcuno, quindi nessun problema. L'egemonia c'è eventualmente per l'arroganza di una sinistra che pensa di occupare militarmente posti della cultura perché pensano che sia un loro diritto. E vede che però allora c'è un po' di certo, cultura del vittimismo, che forse bisogna un po' anche archiviare ora che siamo al governo. Non c'è nessun vittimismo, adesso che siamo al governo noi però, a differenza di quanto piacerebbe raccontare agli altri, non è che prendiamo e sostituiamo l'egemonia della sinistra con l'egemonia di destra, no, noi liberiamo la cultura, metteremo i più bravi, i migliori e i più capaci, non metteremo quelli di destra al posto di quelli di sinistra, siamo fatti così, questa è la differenza.